Buonasera, siamo di nuovo dall'Hotel Meliá e questa è la seconda giornata del Milano High Fidelity e sono in compagnia di Andrea, di Spirit. Che cos'è Spirit innanzitutto, Andrea? Spirit è un'azienda italiana che nasce da, diciamo, un progetto che vuole creare un Made in Italy relativo all'ascolto in cuffia. Quindi noi realizziamo e progettiamo delle cuffie seguendo un processo logico di sperimentazione anche con i musicisti. Sì, e vi conosciamo già da qualche tempo perché siete ormai ospiti fissi del Milano High Fidelity e vi avrei pensato anche l'anno scorso e quest'anno abbiamo collaborato indirettamente a due registrazioni di due concerti di pianoforte molto interessanti che hanno una particolarità. Qual è questa particolarità? Allora, sono praticamente pensati per essere registrati in tecnica binaurale. Vogliamo portare al grande pubblico, al pubblico degli appassionati, questa tecnica che arriva da lontano, non è una novità, ma oggi che l'ascolto in cuffia sta diventando prevalente, può dare una sensazione di tridimensionalità e naturalezza, noi diciamo come essere lì. Perché tutti quelli che ascoltano la registrazione di solito hanno questa sensazione di estrema naturalezza. Aggiungiamo anche che di queste due registrazioni fatte ieri pomeriggio e oggi pomeriggio probabilmente Stefano Zaini tirerà fuori addirittura un LP e probabilmente anche dei formati digitali e di questo ci sarà delle clip di i primi 5 minuti del concerto che saranno sui canali social di Stefano con l'audio originale della cattura in sì, due canali. Assolutamente. È un'operazione che ha coinvolto anche Kawa Italia e Piatino Pianoforti che ci hanno aiutato, hanno portato due strumenti fantastici in fiera e l'obiettivo è proprio quello di creare un disco e portare questo tipo di registrazioni al grande pubblico. Benissimo, ti ringrazio Andrea e sicuramente collaboreremo in futuro e a presto, grazie. Grazie a voi, è stato un piacere.